Buonasera a tutti, io sono Massimiliano Furlan, rappresento Image Group SRL di Portoguaro, sono responsabile commerciale dell'azienda. Sono qui a presentarvi la nostra esperienza con May Consulting. Ringrazio l'ingegner Fusato per avermi invitato. Allora, Image Group praticamente nasce nel 2010, è un'azienda giovane. Praticamente facciamo produzione, la maggior parte di custom sull'illuminazione LED per differenziarci un po' sul mercato, abbiamo scelto un po' il custom per renderci anche degli amici, però facciamo anche prodotti standard. Noi seguiamo circa un pacchetto di 500 clienti all'anno, da installatori a progettisti, architetti di vario genere. La nostra produzione viene fatta esclusivamente in azienda da noi. Privilegiamo il prodotto made in Italy. Questi sono alcuni esempi di realizzazioni fatte recentemente. Noi partiamo praticamente dal locale, alla casa, al negozio, alle catene di supermercati. Diamo un servizio di consulenza anche in cantiere, studi illuminotecnici, consulenza energetica se necessario. Siamo organizzati con una squadra di ingegneri all'interno che possono supportare il cliente. A fine 2016 noi ci siamo guardati un po' in faccia all'interno dell'azienda e volevamo capire come fare lo step sul mercato per dare un po' di dinamicità al nostro gruppo. Abbiamo deciso di definire una strategia aziendale con l'aiuto di Consulting, implementare metodi e strumenti di new marketing e comunicazione e sviluppare la rete commerciale, cosa non facile sul nostro settore. Questa è la nostra mappa che ci siamo prefissati. Noi eravamo qui nel 2016, siccome l'azienda è giovane, noi il gruppo è giovane, tutti dinamici, tutti voglia di fare, la mattina abbiamo tutti l'atteggiamento alla Sebastian Vettel, quindi vogliamo vincere a tutti i costi, siamo piccoli, vogliamo cercare di crescere con qualità, abbiamo predisposto una roadmap con Main Consulting. Come potete vedere, il nostro obiettivo nel 2020 è molto ambizioso. Noi abbiamo capito, prima usavamo meno la tecnologia elettronica in azienda, cioè a parte il DDT e gestionare le fase, non avevamo altro. Abbiamo capito con implementare del lavoro che per velocizzare un po' tutti i processi all'interno dell'azienda, la dashboard, io qui metto un obiettivo, ok, annuo, in base a quello che contrattiamo al budget annuale, che lo metto qua sopra. Ogni riunione in azienda, quindi una volta al mese, noi facciamo riunione su questo, vediamo come va la performance di questa persona. Però questo ci aiuta parecchio, anche per noi all'interno dell'azienda, anche per i margini, come diceva prima giustamente l'ingegnere Busato, per i margini anche di guadagno, no? Ci dà anche le percentuali di guadagno a livello aziendale.